Io mi commuovo quando sento la presenza di Dio nel popolo di Dio e si sente la sua presenza. Quindi è davvero con gioia grande. Il primo pensiero pure per me, da parte mia, è per Don Alfonso, no? Veramente grande. Che in questi giorni un gruppo nutrito andrà domenica 3, ma lo dobbiamo accompagnare veramente tanto con la preghiera in questo cambiamento. Cambiare ambiente dopo 20 anni non è una cosa facile, quindi veramente continuiamo a ricordarlo e a pregare con tutto il cuore per lui. Poi grazie al Vescovo della sua presenza e di quello che ci ha detto, che è un programma insieme a quello del Consiglio Pastorale, poi riprenderemo. Un grazie straordinario a Don Dante, la sua presenza, perché Don Dante siamo 34 anni di amicizia e quindi Don Dante è il fondatore della comunità Regina Pacis, che si interessa degli ultimi, no, diverse comunità di recupero, case famiglie, ragazze madri, e poi non si stanno, ferma con il Vescovo ogni tanto parlano con delle grandi opere. Speriamo veramente, preghiamo per lui e anche col Vescovo ci sia una comunione bella, libera, e veramente lo ringrazio. E poi io sento molto in questo mio ritorno al lago lo zampino, sicuramente non lo zampino non si può dire, perché quello è lo zampino del diavolo, la mano, mi correggo, quello è lo zampino del diavolo, la mano del Signore, ma attraverso Don Federico Faraca. Io ho avuto la grazia di stare con lui 4 anni, di starci vicino e di rendermi conto della sua santità. Ecco, della sua santità. Il Vescovo mi diceva che io non mi posso accontentare di essere un buon prete, ma un santo prete. Quindi conto molto sull'intercessione di Don Federico, e un saluto che l'ho vista alla sorella, ecco, che è lì, Rosetta, un saluto grande alla nostra cara Rosetta. Un saluto particolare lo devo fare al rappresentante dei miei genitori che sono stati qui al lago quando io ci sono stato, sia mamma che papà, parecchi li conoscete. E quindi qua c'è mio zio Alberto, che è il fratello grande di mamma, che ha fatto sta sorpresa. E il più giovane dei 5, perché sono 4 fratelli, e mia mamma, la sorella, e lui è 94-95, zia, beh, quanto sono? 96, quanto sono? Quanti anni tiene? 92, quindi, ed è venuto qui. Un pensiero al papà del nostro vescovo, che un po' di mesi fa è andato in cielo, ma che c'era quando l'ingresso del nostro vescovo, c'erano sia il papà e la mamma, che io li guardavo e mi commuovevano continuamente. La mamma è ancora con noi, e quindi sono 90, quando c'è la mamma? 93, la mamma. Papà aveva 94, quindi cosa meravigliosa. Allora, non mi fermo qui, mi fa piacere poi se vi abbraccio uno per uno. Ecco, e voglio concludere con questa combinazione. Oggi è il 1° settembre, e il Papa ha dato l'intenzione di preghiera per il mese di settembre, quindi ve la do in anteprima, che sembra fatta apposta per il nostro programma, perché io spero veramente che con l'intercessione della Madonna, insieme a voi, con voi,
se il Signore vuole di fare cose grandi, non da giornali, da televisione, anche se io vado in televisione, no? Ma non là, le cose grandi non che si sa, le cose grandi che fa Dio, la carità, i miracoli delle riconciliazioni, della pacificazione, quelli i miracoli che e della cura dei nostri fratelli più deboli. Allora il Papa ha dato oggi questa intenzione sulla parrocchia. Le porte delle nostre parrocchie sono sempre aperte, non per aspettare che la gente venga, ma per andarle incontro. Chiediamo che continuino ad essere al servizio degli altri e della trasmissione della fede. Le parrocchie devono stare a contatto con le famiglie, con la vita della gente, con la vita del popolo. Devono essere case in cui la porta sia sempre aperta per andare incontro agli altri. Ed è importante che all'andare incontro agli altri segua una chiara proposta di fede. Si tratta di aprire le porte e di lasciare che Gesù esca con tutta la gioia del suo messaggio. Preghiamo per le nostre parrocchie perché non siano uffici funzionali, ma animate da spirito missionario. Siano luoghi di comunicazione della fede e della testimonianza della carità. Quindi l'intenzione di preghiera è proprio per le parrocchie in questa ripresa di anno sociale. E concludo con la strofa alla Madonna. Io ho fatto una canzone alla Madonna della Grazia, non la declamo tutta perché è lunga, ma il finale lo possiamo fare. Quindi quando si arriva da Amantea qui al santuario, io la dico in dialetto. Se non capisce il vescovo mi dice, ma penso che si capisce, a me un dialetto mi piace, non lo so, è una cosa più forte di me. Arrivati alla porta, la chiesa non è un granché dall'esterno, no? Tu però non ti ingannare, per chi è sempre la stessa storia, tutte le cose grandi e belle s'annascondano un gestale, casa e fatte buona croce, vada avanti con rispetto, avvicinate all'altare, hai trovato chi t'aspetta, e la mamma e tutti quanti, ricchi, poveri e birbanti, e la mamma e tutti quanti, specialmente e le migranti, fa le grazie a chi le circa con lo cuore piccirillo, fa le grazie e ne fa assai, per chi non si stanca mai, oi Madonna mia da grazie, mamma mia quanto si bella, mamma mia che contentezza, tename sempre nei bracci.